Se non vi siete divertiti oggi, beh, certo, insomma, uno può scegliere altre forme di divertimento, però è stata una cosa di gran gusto questo contrappunto costante dall'inizio alla fine, tutto giocato sul fattore che ha Lupo enunciato alla fine, di un pluralismo territoriale e politico che ha percorso l'intera vicenda dello Stato postunitario, salvo un tentativo del fascismo che però non è riuscito e che tuttavia ha finito per assolvere per più versi a ruoli centripeti e che comunque dà un connotato tutt'altro che centralizzante all'ordinamento che noi abbiamo avuto, dove il via i prefetti che avrebbe dovuto segnare la fine degli esecutori di ordini centrali nelle province viene vista qui come eventualmente la fine dei galoppini che come tali facevano parte di un gioco in parte diverso. Non è detto che ci abbia raccontato la storia d'Italia, ma ci ha raccontato una sua lettura della storia d'Italia che ha diversi fondamenti primo e diversi obiettori secondo. Ecco, ci sono alcuni che di sicuro reagiranno ora. Io mi limito a notare una cosa, ecco due, brevissimamente perché voglio lasciare il tempo prima del tuo taxi al dibattito e alla possibilità per te di replicare al dibattito. Che vi furono stati che si costituirono con modulo federale nell'Ottocento. Che è possibile che l'Italia si sia inserita nel il regno d'Italia, nel mainstream di quegli anni e abbia seguito poi l'esempio francese e spagnolo in qualche modo, ma non c'è dubbio che in quegli anni, avendo subito da Napoleone la trasformazione dei suoi cantoni in prefetture, la Svizzera rifiutava le prefetture, ripristinava la sua tradizione localista e faceva una Repubblica federale nel 1848, una vera Repubblica federale. A suo modo lo fece anche la Germania, anche se si trattò di una cosa ben diversa perché c'era un animale più eguale degli altri in quella fattoria e quindi fu una operazione che la Prussia costruì intorno a se stessa. Rimane il dilemma storico che aveva posto Gioberti in realtà. Perché non l'abbiamo fatto noi? Perché non fu fatta la scelta federale che era stata proposta e che non era una scelta contraria al regime di Stato amministrativo, perché potevano essere più stati amministrativi che si mettevano insieme a modello federale anziché essere smantellati, provocando che cosa? L'estensione a tutto il territorio di un unico centralismo, questo è il punto, quello piemontese. E quindi la caratteristica che colpisce di questa Italia e della quale si è storicamente discusso, ti dicevo sopra che io penso che fosse l'unica possibile, ne parlavamo, è l'uniformità con la quale sul piano legislativo viene trattato l'intero territorio nazionale, che porterà a quella autentica assurdità, secondo Massimo Severo Giannini e molti di noi che lo hanno seguito, che 9.000 comuni italiani,
da quello con già allora centinaia di migliaia di abitanti a quello con meno di 100 abitanti erano sottoposti tutti al medesimo ordinamento e quindi neanche il principio di differenziazione che avremmo introdotto nella Costituzione della Repubblica nel 2001 aveva spazio in quel sistema tutto uniforme. Ecco. Il tema storico in qualche modo è centralismo e uniformità. È importante questo tema della uniformità, è ciò che a mio avviso era necessario. Io sono d'accordo con Mazzini. Sono d'accordo con Mazzini. Se non si fosse fatta l'Italia come lui la chiamava unita, che per lui voleva dire con un unico Stato centrale, noi saremmo tornati alle rivalità del Medioevo, lui scrisse. Io di questo sono convinto. Di sicuro non saremmo stati capaci di fare, di portare in porto il processo di unificazione nei suoi elementi essenziali. L'unica moneta, l'unico catasto, l'unica mappatura, l'unico sistema metrico decimale, l'unica lingua che con la estensione uniforme a tutto il territorio nazionale della legge Casati ebbe attraverso un unico sistema scolastico la sua proiezione su tutto il territorio nazionale. Quindi questa uniformità che ha portato con sé alcune strettoie pesanti nella vita futura, fu tuttavia ciò che rese possibile l'unificazione. Questo è un punto che a mio avviso va segnalato, come va segnalato il fatto che nel XX secolo tutto si rovescia, cioè e prende piede il self-government. E prende piede il self-government, che non riesce a svilupparsi nel mezzogiorno che non l'ha mai avuto. Ecco, qui entra Putnam nel nostro discorso, entra inesorabilmente Putnam, perché in tanti anni post-stato borbonico noi abbiamo arricchito così poco il capitale sociale del Mezzogiorno. Questa è una domanda alla quale siamo obbligati dalla storia a rispondere, perché d'accordo con Carlo Trigilia, il capitale sociale non è un dato che ereditiamo dalla storia e che non cambierà mai più. Il capitale sociale si può modificare nel tempo, perché questa parte del nostro territorio nazionale, che era stata sempre governata dal centralismo, in fondo, non riesce a sviluppare come altre parti le virtù civiche di Putnam. Ecco, questa è una domanda che l'impulso di modernità immesso nel sistema nazionale dallo Stato del 1861 chiaramente non è riuscito adeguatamente a modificare. Una battuta sui socialismi che fanno parte dei sistemi locali, ti do ragione. Naturalmente qui io reagisco, insomma, ai miei nonni ci tengo molto, no? E quindi c'è un dato però che secondo me è molto importante, cioè questi poi diventano leaders nazionali senza mai perdere la caratteristica di leaders locali. Questo io lo considero uno dei grandi apporti della storia umana del socialismo italiano al capitale sociale italiano. È stata sempre una caratteristica delle figure che crescono nel mondo socialista. Costa e Prampolini sono due grandi in città e sono ricordati come due grandi figure locali, e
di lì arrivano all'arena nazionale e riescono a realizzare e a mantenere questo collegamento che rimarrà a lungo nella storia dei partiti di ispirazione socialista e che scomparirà nel tempo, e questa sarà una perdita di capitale sociale, non un arricchimento. Il giorno che avremo i leader che nascono nazionali, avremo dei leader in qualche modo dimezzati in un paese con tante varietà come è l'Italia. Terzo punto, ecco, che tu hai lasciato aperto, io sono molto d'accordo con te che come viene vissuta negli anni 70 del XIX secolo la questione meridionale è una questione sociale, è una questione che riguarda gli esclusi. Più tardi diventerà e sarà probabilmente forse soprattutto il secondo dopoguerra del XX secolo a metterla a fuoco come una questione di sviluppo economico, di dualismo, e ci sarà tutto il dibattito che conosciamo tra economisti sulla possibilità di uno sviluppo dualistico o meno, e ciò non di meno è ancora lì. Ha a che fare il sistema istituzionale che abbiamo con il permanere di questa questione? Ecco, queste sono solo osservazioni, commento, no, null'altro. Aprirei senz'altro la discussione, quindi ora arriva il microfono e insomma...